tutto è iniziato con l'intitolazione del Palazzetto dello Sport di Teramo a Tino Pellegrini il 9 maggio dello scorso anno. Da quel momento, infatti, è iniziata a concretizzarsi l'idea di celebrare con una mostra i 100 anni di pallacanestro in città, anche tramite l'impegno di alcuni grandi ex campioni. Diciamo che è un gruppo di ex giocatori di pallacanestro, perché in giovane età abbiamo giocato insieme nella Teramo Basket. Poi io mi sono allontanato perché sono andato a Varese per tanti anni. Sono ritornato e ho visto che c'era questa opportunità di poter organizzare i 100 anni della pallacanestro teramana. Ci siamo visti negli occhi e ci siamo riuniti. Abbiamo lavorato duramente in questi mesi cercando di ricostruire un po' tutta la storia e poi con l'aiuto dell'amministrazione comunale, eccetera, siamo riusciti, speriamo, a mettere in atto questo evento gradevole. E così è nata una mostra nella sala Ipogea dal 9 al 24 giugno, che porterà a Teramo, venerdì prossimo alle 18:30, anche il coach della nazionale italiana Gianmarco Pozzecco ed il presidente FIP Gianni Petrucci. Beh, io credo che Pozzecco sarà molto trainante specialmente nei giovani, perché la mosca atomica evidentemente è molto conosciuta dai ragazzini di oggi e che non conoscono evidentemente noi che siamo più anziani. Comunque, a parte questi due personaggi molto importanti, poi ci saranno anche Mario Boni, Lulli, che è stato capitano qui della cosa, io ed altri, eccetera, cercheremo di tenere sulla serata. Il sogno di tanti, ovviamente, è rivedere Teramo ai fasti di un tempo. Quello che è il nostro messaggio è proprio questo: siccome Teramo io l'ho trovata abbastanza sopita, perché ho seguito quest'anno la squadra di serie B di pallacanestro del presidente Nardi, e mi è sembrata una città un po' assopita, specialmente nello sport in generale e con la pallacanestro in particolare. Speriamo che questo evento riesca un po' a risvegliare gli animi e le volontà da parte di tutti quanti.